Questo è uno dei motivi per i quali noi veniamo in Francia. E siamo arrivati a Rouen, città dell'Alta Normandia, famosa per un sacco di roba. Tipo qua, cara, alle nostre spalle, cos'è questa chiesetta? Questa è la cattedrale di Notre Dame. È famosa perché Monet l'ha dipinta tipo una trentina di volte. Qua, ragazzi, ci è passata un sacco di gente famosa. Ad esempio c'è nato Flaubert. Flaubert, mica Fabio Volo. Un'altra cosa interessante, sapete cosa c'è dentro la chiesa? C'è il cuore di Riccardo Cuor di Leone. Il leone, quello di Robin Hood, il cartone della Disney. Sì, è lui. Quello alle nostre spalle è uno degli orologi astronomici più vecchi d'Europa. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends de la musique, les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule. Le vieux mot jeté entre ses bras. Emporté par la fu- Vi ricordate a Kyoto quando abbiamo scoperto lo Starbucks in una casetta tipica? Abbiamo trovato un McDonald's e un'altra casetta tipica. A Rouen pure il McDonald's è figo. Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois sur les vénos de corps en lancer s'envolent, rêvant toutes épanouies enivrées. Altro personaggio famoso legato a Rouen è Giovanna d'Arco, che purtroppo ha trovato la morte esattamente qua dove mi trovo io, nel 1400 e rotti, non mi ricordo più. Pensate che quando hanno arsa viva Giovanna d'Arco esisteva già da 100 anni il posto dove andiamo a mangiare questa sera. Quella alle nostre spalle è la Couronne, la locanda più antica di Francia. È stata aperta nel 1345 e ancora esiste. E adesso noi ci entriamo a mangiare. Questo è fighissimo, è super bello. Soprattutto pensare che ci è passato chiunque qui dentro. Sofia Loren, Ingrid Bergman, Humphrey Bogart, Brigitte Bardot. Ditene uno è passato di qui. E questi sono quelli che c'erano ai tempi che esisteva la fotografia. Vero, è incredibile. Qua dentro, ragazzi, ci ha preso il tè pure la regina Elisabetta. Che figata! Julia Child ha avuto l'idea di cominciare a imparare la cucina francese dopo che ha mangiato qua. Perché non sapesse che Julia Child è quella che è stata celebrata dal film Julie e Giulia. Ma chi che non lo sa? Lo sanno tu? Noi abbiamo preso due menù gourmand, però in realtà in questo posto potreste assaggiare anche uno dei piatti più celebri di Rouen e in realtà di tutta la Nouvelle Cuisine, quella di una volta. La famosa anatra alla rouennaise. Si prende un'anatra, la si scotta molto velocemente a fuoco vivissimo per 10-15 minuti su uno spiedo. Quando fa la crosticina fuori, la sfilate dallo spiedo e separate i petti e le cosce. All'interno sarà completamente ancora al sangue. I petti e le cosce si rimettono nel forno per continuare la cottura. La carcassa si mette dentro una speciale pressa, si avvita la pressa e vengono fuori tutti i succhi della carne. Questa è chiamata salsa al sangue, in realtà non è sangue, comunque questi succhi che sono estratti dalla carcassa al sangue vanno ad unirsi ad una salsa fatta a base di fegato d'anatra e altre cose che adesso non mi ricordo. Si fa addensare questa salsetta sul fornello e con quella si ricopre il petto d'anatra, che nel frattempo si è bello rosolato, e ve lo impiantano. Perché non l'assaggiamo noi? Uno, perché non ce l'hanno, visto che in questo periodo c'è una aviaria delle anatre selvatiche e quindi giustamente c'è scarsità di anatre in generale. Due, mezza anatra ciascuno, costa 56 euro ciascuno. Ci dispiace che non l'abbiamo assaggiato? Sì, perché è un piatto storico. Siamo contenti che con gli stessi soldi ci facciamo tutta la cena? Sì. È arrivato la Muse Bush, assaggiamo una terrina con foie gras e pain d'épices. Si sente più il pain d'épices che il foie gras. Il foie gras di solito è molto forte. In questo caso c'è la dolcezza che predomina e quindi è molto molto delicato. È arrivato il risotto alla ragosta con zabaione, mango e pepe di Timut. Qui sotto il risotto, lo vedete? Quelli sono pezzi di ragosta? Sì.
il risotto è scotto. Consoliamoci che pezzi di aragosta. Esatto. Guardate qua, questo è un pezzo di aragosta. Questo che ci hanno portato non si può chiamare risotto in nessun posto del mondo. Però ve la butto là. Mi sento di consigliarvi di ordinarlo, perché l'aragosta che c'è sopra è talmente tanta, è mezza aragosta, è talmente buona, con la salsa al mango, che conviene ordinare il risotto d'aragosta. Vi mangiate l'aragosta, mangiate il mango e lasciate il risotto se proprio non vi va. Perché comunque conviene. Io assaggio il mio filetto di manzo. Taglia con un grissino, guardate la cottura, è morbidissima. Buono, molto 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 buono, cotta benissimo. Io da griller ero un po' titubante sul fatto che non si sia creata la crosticina proprio perfetta sulla superficie, però dentro devo ammettere che sono cotta eccezionale. Costata d'agnello alle erbe alla francese, qua in Francia spesso trovate l'agnello bello al sangue, sapevatelo. Si taglia con un grissino, la salsetta qua sotto non so di cosa sia, ma è buona. E soprattutto questo agnello deve aver mangiato tanta roba buona, perché agnello così al sangue, se non è carne eccezionale, ragazzi, non si mangia. Chi meglio di un abruzzese può descrivervi cos'è il pecoregno, quel sentore di selvatico che c'ha la pecora e tutti i derivati. Qui le pecoregne, gli abba, non c'è il pecoregno. Buono. Questo è uno dei motivi per i quali noi veniamo in Francia. Normandie, Camembert, Livarot, Pont-l'Évêque, Neufchâtel, dans les chèvres. Une bûche de chèvre normande, Valencé, Pouligny-Saint-Pierre, Selles-sur-Cher, Sainte-Maure-de-Touraine. Fromage persillé, bleu d'Auvergne. En fromage de brebis, fleur du maquis et la filette, un fromage corse. Dans la vache, du brie, de l'époisse, Saint-Nectaire, Grand Murol, Comté, Chaours, Langres. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Il gentilissimo cameriere ha nominato 7000 formaggi, di cui ne conosciamo una buona metà, devo dire. Io ovviamente ho ordinato quelli che non conosco per assaggiare, però non mi ricordo i nomi, quindi vi stupirò con questo fantastico effetto speciale. Io nello specifico ho preso un époisse e invece qui di fianco ho un Langres. Quanto cacchio sono buoni i formaggi in Francia. Qua si sente una bella stalla, cremosissimo a livelli astronomici. Sempre mucca, sempre crosta fiorita, come quello di prima, ma cola, che sembra il miele, dolce. Anche qua un po' di stalla, sono al latte crudo sicuramente, perché si sente una bella presenza dell'animale e di quello che ha mangiato soprattutto. Buono, ovviamente, questa è la caratteristica principale del Langres. Io ho preso il Livarot, che mi piace tantissimo, e ovviamente mi lascio per ultima la capra. Il Livarot, ragazzi, l'avete già visto assaggiarlo, quindi è inutile che vi rifaccia la descrizione, quindi me lo mangio e godo. Buonissimo, quanto mi piace la capra. Nel regno della cucina classica, ragazzi, un soufflé al calvados ci voleva. Buono, buono. Ha soufflettato in una maniera egregia, è una meringa praticamente, morbida, bella zuccherata, che sa un sacco di mela, un sacco di calvados in questo caso. Io ho provato a fare una volta il soufflé, non mi è uscito un cacchio. Spettacolo. Non si vede la base, ma c'è. È tutta mela, meravigliosamente mela. Guardate qua che morbidezza. Mamma mia. Sopra il gelato, la vaniglia, adesso lo assaggiamo. C'è anche una bella piscina di crema, tuffiamoci. Ulala, buonissimo questo dolce. Quanto mi mancherà questo burro francese. La base sotto è così burrosa. Le povere mele non sono, diciamo, le regine incontrastate. Diciamo, neanche questa è una cosa sana. Ma quella non è una cosa sana. Però è veramente, veramente atomico. E ce l'abbiamo fatta. Se volete fare un'esperienza della nouvelle cuisine, vi consigliamo di venire qui, anche perché anche soltanto entrare qui dentro, dove c'è praticamente un pezzo gigantesco di storia della Francia, della cucina francese, c'è un posto che ha ispirato Julia Child. E abbiamo speso 110 euro in due, 55 a testa il menù da 4 portate, formaggi inclusi. Andiamo a dormire? Buonanotte! Buona nuit!